Ciao a tutti da Brescia in bici e mi trovo al sottopasso di Via Volturno, meglio il sottopasso della ciclopedonale che scorre a fianco del fiume Mella. Scusate gli occhiali, ma c'è proprio il sole di fronte. Sono qui perché da ieri praticamente è stato ufficialmente riaperto questo sottopasso, che era stato già concluso ma c'era un po' di cose non finite bene, il fondo un po' troppo ghiaioso, e quindi siamo venuti a vedere come è stato sistemato questo tratto. È un sottopasso molto importante perché collega, senza far attraversare questa strada sopra che è molto trafficata, Via Volturno, due tratti, quello che va verso nord e quello che va verso sud. Andiamo a vedere come si passa ora. Devo dire che il sottopasso è assolutamente utile, era direi indispensabile, anche il fondo adesso rispetto all'altro giorno, una settimana fa circa, quando ero già passato, è percorribile abbastanza, non ci sono grandi problemi perché è bello compatto, quindi non si rischia di cadere, non bisogna scendere dalla bici, insomma è fruibile per tutte le biciclette. A questo punto però mi piacerebbe anche fare una considerazione che riguarda un po' questa ciclopedonale. È una ciclopedonale che sarebbe veramente formidabile per mettere in comunicazione la parte nord della città con la parte sud, quindi i quartieri che ci sono a nord con centri commerciali, vabbè, non è che ci interessino molto i centri commerciali, ma comunque ci sono zone industriali e quartieri che ci sono a sud. Purtroppo adesso, così com'è, questa ciclopedonale ha un potenziale che è sottoutilizzato. Essenzialmente ci sono tre problemi. Il primo riguarda, secondo me, un discorso di fruibilità. Vabbè, accettiamo il fatto che sia sterrata, ma questo fatto che sia sterrata la rendono una barriera architettonica di fatto per tutte le persone con ridotta mobilità, quindi disabili in carrozzina o magari persone anziane con un roller, sicuramente farebbero molta fatica a passare qui. Il secondo punto è il fatto che, essendo sterrata, quando piove per alcune ore questa ciclopedonale rimane impraticabile per un paio di giorni, perché in alcuni tratti si formano proprio delle pozzanghere. Guarda, guarda! È praticamente impossibile passare, infatti a destra si sono creati un sacco di solchi delle biciclette che si trovano un passaggio alternativo, perché qui in questo lago non ci si può passare, si rischia di cadere. Infatti qui ci sono tutti i solchi delle biciclette, si scivola. Adesso qui c'è un tratto che è esposto al sole. Vedete che segni di bici ce ne sono, a testimonianza che questa è molto utilizzata come percorso, ma qui di nuovo torniamo in una situazione impossibile da transitare. Vi assicuro che è estremamente scivoloso, ci sono i solchi, fango, si rischia di scivolare. E questo non dopo una settimana di piogge torrenziali, ma dopo un giorno di pioggia. Quindi se una persona volesse utilizzarla come linea di spostamento per recarsi al lavoro, di fatto o si cambia totalmente quando arriva al lavoro oppure rischia di arrivare completamente infangato.
non mi riferisco solo al fango in quanto sporca, ma il fango anche perché è scivoloso e vi posso assicurare che quando piove alcuni tratti sono impraticabili perché sono pericolosi. Il terzo problema di questa ciclopedonale è che nei tratti che non sono proprio affiancati alla tangenziale, questa è la tangenziale ovest, è sprovvista di illuminazione e quindi banalmente anche una persona che esce magari dall'ufficio alle 6 a novembre, a dicembre o a gennaio si ritrova a dover percorrere questa ciclabile totalmente al buio. Quindi la mia speranza è quella che un giorno, prima o poi, questa ciclopedonale venga davvero sistemata e resa un'infrastruttura per la mobilità sostenibile attiva, anche perché altrimenti rischiamo che quel sottopasso che è stato realizzato investendo sicuramente parecchie risorse economiche rimane un po' una sorta, passatemi il termine, cattedrale nel deserto, nel senso che viene usato, vabbè, da ciclisti esperti, mountain bike, però solo in certi momenti dell'anno, quando le condizioni lo permettono. E questo è un po' un peccato. Quindi dal sottopasso di Via Volturno sistemato e perfettamente funzionante adesso è tutto e ci vediamo alla prossima puntata di Brescia in Bici. Allora, questa qui dovrebbe essere e non vado in mezzo perché non so com'è. Bello.